Abbiamo esposto non tantissime opere, ma opere ricche di significato che in qualche modo ci fanno intendere le radici di questa città. E le radici non sono locali, cioè le radici legate a Sant'Ubaldo, questa diciamo è il telo che in qualche modo avvolgeva la salma di Ubaldo, hanno un illustre diciamo ecco sponsor, e si chiamava Federico II di Svevia. Cioè diciamo ecco c'è un legame tra Gubbio e Federico II, è proprio da Gubbio che Federico scriverà la lettera che darà inizio alla fondazione di Castel del Monte, che tutti conosciamo perché abbiamo un centesimo, tutti avremo un centesimo in tasca che ci ricorda Castel del Monte. E in effetti ecco anche questo panno rientra un po' in questa produzione di stoffe legate alla cultura diciamo della Sicilia sveva, che è un'arte diciamo normanna, ma è anche un'arte diciamo ecco araba, e anche un'arte diciamo tedesca. Quindi abbiamo questo ambiente internazionale che è la Sicilia, che ha questo legame diciamo qui a Gubbio. Ecco perché si apre la mostra con queste radici illustri e continua la mostra.